you? Welcome. Sì, la legge 135 del 1990 regola l'export di materiale d'armamento dall'Italia verso l'estero e impedisce autorizzazioni a paesi che siano in stato di conflitto armato o a paesi che violano in maniera grave i diritti umani. Noi pensiamo che invece le 6 forniture avvenute negli ultimi mesi dalla Sardegna all'Arabia Saudita per fornire bombe che è certificato sono poi usate in bombardamenti nello Yemen si configurano in entrambe le categorie. Da un lato l'Arabia Saudita, per sua stessa missione, sta bombardando lo Yemen. Quindi in un conflitto armato non riconosciuto dalle Nazioni Unite. Dall'altro in Arabia Saudita ci sono gravi violazioni di diritti umani. È uno dei primi 5 paesi per pena di morte, è un paese che condanna a 10 anni di carcere e 1000 frustate il blogger come Raif Badawi, blogger che poi viene premiato col premio Sakharov dal Parlamento europeo. Ecco, tutte queste cose non sono più ammissibili e noi abbiamo pensato di rivolgerci alla magistratura con questo esposto per finalmente fare in modo che anche la magistratura si prenda carico di questa situazione. Secondo noi la legge è violata. Di che spedizioni, di che quantitativi? Di quanti soldi stiamo parlando? Quali sono secondo voi le responsabilità del governo italiano? Il governo italiano per legge deve autorizzare queste spedizioni. Parliamo di almeno migliaia di bombe prodotte dalla RVM Italia, che è una sussidiaria di un'azienda tedesca, prodotte a Domus Novas in Sardegna. Non abbiamo i dati precisi perché purtroppo la trasparenza che dovrebbe essere garantita dalla legge 185 non viene garantita nelle comunicazioni al Parlamento, ma da incroci di altri dati, per esempio sappiamo che nel solo mese di ottobre 2015 l'Italia ha spedito, grazie ai dati Istat analizzati da Opal Brescia, ha spedito oltre 3 milioni di euro di bombe. Quindi stiamo parlando comunque di diversi milioni di euro di controvalore per migliaia di bombe che poi purtroppo vanno a finire in una guerra davvero problematica con milioni di sfollati e moltissimi morti civili tra cui centinaia di bambini. Today in Yemen, nearly 8 million children are going hungry. Over 2 million are not attending school. And more than 8 million are without access to even basic medical care. Millions of children are caught up in Yemen's war. Nearly 1,000 innocent children have been killed, and thousands more have been seriously injured. But this is only part of the story. Today, nearly 10 million children in Yemen require humanitarian assistance, making it the highest number of children in a single country that need help anywhere in the world. I nostri rapporti con i paesi del Golfo alle volte hanno degli atteggiamenti, diciamo, abbastanza ondivaghi. Noi abbiamo la certezza di non fare affari con chi magari possiamo davvero escludere sotto banco sta finanziando l'ISIS. Penso a quello che ha detto anche Putin al G20. Guardi, io credo che la storia di quel pezzo di mondo lì sia una storia molto più complicata da raccontare. Però mi risponde alla domanda. Se noi siamo sicuri che l'Italia non fa affari, certo che siamo sicuri che l'Italia, come dice lei, non fa affari, intesa come paese, che poi ci siano degli imprenditori che possano fare dei business in quei paesi, mi sembra del tutto doveroso. Sembra del tutto doveroso. Mi sembra del tutto doveroso.
mi sembra del tutto doveroso. Mi sembra del tutto doveroso. Doveroso. Mi sembra del tutto doveroso. Mi sembra del tutto doveroso.